Ancora una giornata di racconti di naufraghi, ancora una giornata di tristezza nel ricordo di momenti drammatici di un viaggio senza ritorno al processo di Grosseto sul naufragio della Concordia. Un passeggero, Walter Cosentini, di Cosenza, ripercorre le ore passate a bordo dopo l'urto contro gli scogli, prima di riuscire a salvare la sua famiglia, la moglie e due bimbi di 10 e 4 anni. Ebbi sempre un pensiero fisso: se stavo facendo tutto quello che potevo per salvare la mia famiglia. Solo facendomi forza ho protetto mia figlia di 4 anni e mezzo mentre rischiavo di schiacciarla sotto la pressione della calca, temetti di ucciderla. Poi ho dato mia figlia a uno che era sopra di noi, ma con mia moglie la perdemmo di vista. Strisciando andò a cercarla, si tagliò tutta la schiena, ma la ritrovò. Mia moglie ebbe un attacco di panico, con le mani si tappò occhi e orecchie. La colpa è mia, perché ho voluto questa crociera. Poi c'è la testimonianza di Vincenzo Barbieri, sempre di Cosenza, sulla Concordia con moglie e figlia, quest'ultima riuscita a mettersi in salvo su una scialuppa poi sbarcata al Giglio. A casa ci svegliamo la notte di colpo, non riusciamo a dormire, anche le bambine hanno paura. La famiglia è in cura da psicologi, così come altri passeggeri che non riescono a superare i momenti terribili del naufragio. Tra gli episodi ricordati stamani è anche quello del passeggero Domenico Garritano. Vidi mia moglie in stato di shock, allora la presi a schiaffi per farla riprendere, non potevamo rimanere sulla nave. Per salvare mia moglie dallo schiacciamento nella calca, ha detto, ho avuto una distorsione di una spalla e lo sfilacciamento di un tendine. Il test e i suoi familiari hanno chiesto a Costa Crociere un risarcimento di 1 milione di euro.